Buongiorno a tutti. In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, tratteremo la menopausa e l'osteoporosi. L'osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro, caratterizzata da una riduzione della massa ossea e da alterazioni qualitative scheletriche, tali da provocare un aumento della fragilità ossea e del rischio di frattura. Distinguiamo due principali tipologie di osteoporosi. Le osteoporosi primitive includono la varietà giovanile, postmenopausale e senile. Tra queste, la postmenopausale, di cui parleremo prevalentemente, è la più frequente ed è la conseguenza del calo degli estrogeni legato alla menopausa. Questa variazione della concentrazione ormonale determina una perdita di massa ossea accelerata. Si definiscono invece osteoporosi secondarie quelle determinate da altre patologie o dall'utilizzo di farmaci, che come effetto collaterale possono ridurre la densità minerale ossea. Nella parte a sinistra della tabella sono elencati alcuni dei farmaci in grado di causare osteoporosi secondaria. Nella colonna di destra si può vedere come ogni organo ed ogni apparato del nostro corpo possa andare a influenzare il metabolismo dell'osso. Vediamo tramite un grafico come si comporta la massa ossea in relazione alle fasi della vita della donna. Raggiungiamo il picco di massa ossea tra i 25 e i 30 anni, di cui il 50% si matura durante l'adolescenza. Al picco segue un declino che non rimane costante in tutte le fasi della vita. Tra i 30 e i 50 anni la perdita è graduale, di 1-1,5% all'anno. Dopo i 50 anni la discesa diventa significativamente più rapida, perdendo dal 3 al 5% di massa ossea nei primi 5 anni dopo la menopausa. Negli anni successivi poi la curva tende ad appianarsi e la perdita diventa meno rapida. Ciò che ci permette di formulare la diagnosi di osteoporosi è la densitometria ossea, che ci consente infatti di misurare la densità minerale a livello della colonna lombare e del femore prossimale. La misura ottenuta viene poi raffrontata con la densità ossea media di soggetti adulti sani dello stesso sesso. Il valore che ne deriva viene chiamato T-score. Come interpretare quindi questo valore? Valori di T-score compresi tra più 2,5 e meno 1 risultano nella norma. Ossia, il valore riscontrato nel paziente risulta nella normale variabilità quando confrontato con il picco di massa ossea di adulti sani dello stesso sesso. Un T-score compreso tra meno 1 e meno 2,5 indica un quadro di osteopenia. Un T-score uguale o inferiore a meno 2,5 ci suggerisce una diagnosi di osteoporosi. Se oltre al T-score inferiore a meno 2,5 sappiamo già essere presenti una o più fratture da fragilità, definiamo l'osteoporosi severa. Il valore soglia di T-score di meno 2,5 è stato scelto perché si è osservato che per valori inferiori il rischio di frattura inizia ad aumentare in maniera esponenziale. La diagnosi di osteoporosi e del tipo di osteoporosi non può essere formulata sulla base del solo dato densitometrico, ma richiede sempre di ricercare le cause che hanno portato alla ridotta massa ossea, perché, come dicevamo prima, occorre identificare eventuali malattie pregresse, l'assunzione di farmaci o errate abitudini di vita che possono aver contribuito al verificarsi della patologia. Oltre a questo, alcuni esami di laboratorio aiutano il medico a identificare, per esempio, malattie metaboliche che possono risultare la densitometria non distinguibili dall'osteoporosi, oppure formulare diagnosi di osteoporosi secondaria, o ancora possono aiutare il medico nella scelta farmacologica. Tuttavia, giunti alla diagnosi di osteoporosi, perché il T-score è inferiore a meno 2,5 e al tipo di osteoporosi, ipotizziamo una paziente con osteoporosi postmenopausale. Non è detto che questa paziente con osteoporosi necessiti di terapia. Quindi, non tutte le persone con un T-score minore di meno 2,5 devono fare terapia farmacologica e viceversa, alcune persone che hanno un T-score maggiore di meno 2,5 devono comunque fare terapia farmacologica. Questo perché? Perché quello che noi vogliamo dalla terapia è evitare che il paziente si fratturi. La densitometria è quell'esame che ci permette di fare una diagnosi e ci restituisce un valore. Questo dato, insieme ad altri elementi, ci permette di identificare un paziente a più alto rischio di frattura. È il paziente a rischio di frattura che tratteremo, non tutti i pazienti con un T-score inferiore a meno 2,5. Il rischio di frattura va sempre ricavato dall'integrazione del dato densitometrico con altri importanti fattori clinici. I fattori di rischio per frattura possono agire attraverso una riduzione della massa ossea o possono essere fattori indipendenti. Tra i fattori di rischio abbiamo l'età avanzata,
perché anche per l'età di T-score il rischio di frattura è superiore in un anziano rispetto ad un giovane. Questo può essere spiegato da un aumento della frequenza di cadute nell'anziano, come anche da una minore capacità di attuare risposte protettive rispetto alla caduta dell'anziano rispetto al giovane. La familiarità per frattura da fragilità rappresenta un altro fattore di rischio spesso poco menzionato. In particolare, avere genitori con precedenti fratture di femore aumenta significativamente il rischio di fratture del femore in particolare e misura minore di tutte le fratture osteoporotiche. Avere avuto già fratture da fragilità in passato comporta un maggiore rischio per ulteriori fratture. Le fratture maggiormente significative sono quelle di vertebrali, di femore, di polso e di omero. La storia di precedenti fratture osteoporotiche è associata a un rischio di frattura così elevato che la decisione di avviare una terapia farmacologica può prescindere dall'acquisizione del valore densitometrico. Il fumo di sigaretta rappresenta un fattore di rischio, l'immobilità, ossia essere stati fermi a letto per periodi prolungati, alcune comorbidità possono contribuire ad aumentare il rischio in vari modi, in relazione o meno alla densità minerale ossea. Fattori di rischio per cadute, come disturbi visivi, disabilità motorie, disturbi dell'equilibrio o abuso di alcol. E infine, la densità minerale ossea. Esistono degli algoritmi in grado di calcolare il rischio di frattura per il singolo paziente, mettendo insieme la presenza o meno dei vari fattori di rischio ed ottenendo come risultato la stima del rischio di frattura di 10 anni successivi. È il calcolo del rischio di frattura che permette di identificare i soggetti in cui intraprendere un trattamento farmacologico. Tra gli algoritmi maggiormente utilizzati abbiamo il FRAX e il DEFRA. Cerchiamo di capire come possiamo intervenire per evitare questa patologia, partendo dal mezzo più semplice che possiamo attuare, la prevenzione, al fine di impedire o rallentare la comparsa della malattia. Alcuni fattori di rischio possono essere corretti. Quindi, ad esempio, abolizione di fumo e di alcol. Tra le sane abitudini va menzionata anche l'attività fisica, poiché si correla a un minor rischio di frattura. Nelle donne in postmenopausa, il cammino ad elevata intensità, la corsa, salire le scale, sono in grado di limitare la riduzione della densità ossea. L'assunzione media giornaliera di calcio nella popolazione italiana risulta insufficiente, specie in età senile. Questo può significare che le perdite giornaliere non vengano controbilanciate da una pari assunzione ai pasti. L'organismo risponde andando a togliere il calcio dalla maggiore riserva che abbiamo, l'osso. Il fabbisogno quotidiano di calcio varia a seconda dell'età e di determinate condizioni. Nella donna in postmenopausa, che non assume trattamento estrogenico, il fabbisogno ammonta a 1200 mg di calcio al giorno. Occorre sempre tentare di garantire un apporto adeguato di calcio tramite un'adeguata alimentazione. Un apporto di 1200 mg significa, ad esempio, una porzione di latte, sono 300 mg, uno yogurt, 156 mg, una porzione di parmigiano, 580 mg, una porzione di rucola, 155 mg. Può contribuire ad incrementare l'apporto di calcio anche l'inserire nella dieta un'acqua ad alto tenore di calcio, che contiene 500 mg di calcio per un litro e mezzo di acqua. Per la salute di ossa e muscoli è necessario anche un apporto proteico adeguato, circa 1 grammo per chilo al giorno, utili al mantenimento di massa e forza muscolare. L'apporto non deve neanche eccedere. 200 grammi al giorno è associato a una riduzione di densità minerale ossea. Anche zinco, silicio, magnesio, vitamine K, E, B6, B12 sembrano svolgere un ruolo protettivo su ossa e muscolo. Al contrario, occorre moderare il quantitativo di sale introdotto con la dieta. Solo il 20% della vitamina D circolante deriva dall'alimentazione. La maggior parte è frutto della sintesi endogena dopo esposizione solare. In Italia, nella popolazione anziana in generale e nei soggetti a rischio di frattura, può essere considerata di regola deficitaria ed una supplementazione può essere ritenuta opportuna anche senza effettuare un dosaggio plasmatico. Per i pazienti cui viene diagnosticata un'osteoporosi, il dosaggio della vitamina D è un esame di secondo livello, che può essere ritenuto necessario per individuare forme secondarie di osteoporosi. Se non dosato prima di intraprendere la supplementazione, può in alternativa risultare utile il dosaggio dopo alcuni mesi dall'inizio dell'integrazione, per verificare il risultato raggiunto ed eventualmente adeguare la supplementazione. L'obiettivo da raggiungere è una concentrazione stabile nel tempo tra i 30 e i 50 nanogrammi millilitro.
Nei casi di grave carenza, somministrazioni di colecalciferolo di 50.000 unità a settimana per 8-12 settimane sono in grado di ripristinare normali valori anche in casi di grave carenza. Ovviamente, per mantenere adeguati valori occorre proseguire con dosaggi di mantenimento, con frequenza di assunzione giornaliera o settimanale. Circa 7.000 unità a settimana, equivalente a 30 gocce della formulazione da 10.000 unità. Un adeguato apporto di calcio e di vitamina D rappresenta la premessa per qualsiasi trattamento farmacologico, perché la loro carenza è una delle cause più comuni di mancata risposta della terapia farmacologica. Per quanto riguarda la terapia vera e propria, distinguiamo farmaci antiresorbitivi e farmaci anabolici, che andremo ad analizzare separatamente. La terapia ormonale sostitutiva non trova più indicazione per il trattamento dell'osteoporosi, poiché vi è un aumentato rischio del carcinoma di mammella, di ictus e di eventi tromboembolici. Eventualmente per donne soffrenti di sindrome climaterica entro i 50-55 anni di età, la somministrazione temporanea di estrogeni o di estroprogestinici può essere considerata in qualche modo fisiologica e quindi ancora proponibile, comportando comunque un effetto benefico sulla prevenzione dell'osteoporosi. I modulatori selettivi del recettore estrogenico sono composti sintetici in grado di legarsi al recettore per gli estrogeni e produrre effetti positivi a livello osseo. I SERMs attualmente approvati in Italia per la prevenzione del trattamento dell'osteoporosi sono il raloxifene e il bazedoxifene. I SERM, al pari della terapia ormonale sostitutiva, si associano a un aumentato rischio di eventi tromboembolici, per cui non sono consigliabili in pazienti che hanno già avuto o sono a rischio di trombosi venosa. I bifosfonati sono in grado di legarsi all'osso sottoposto a rimodellamento, bloccando l'attività di riassorbimento. L'alendronato e l'esedronato hanno un'ampia documentazione di efficacia per la prevenzione delle fratture vertebrali e non vertebrali, incluse quelle di femore. Attenzione alla modalità di somministrazione. Vanno assunti al mattino a digiuno, con un bicchiere d'acqua di rubinetto, occorre non coricarsi, non assumere farmaci o alimenti, per 30 minuti dopo l'assunzione. Più recentemente è stato introdotto lo zaledronato, che ha somministrazione per via endovenosa a cadenza annuale. Alendronato, risedronato e zolendronato sono stati registrati anche per il trattamento dell'osteoporosi maschile e da corticosteroidi. Tutti i bifosfonati sono controindicati nei pazienti con ipocalcemia e in insufficienza renale cronica. Denosumab è un anticorpo monoclonale umano che agisce bloccando il turnover osseo e determina un incremento della densità minerale ossea superiore a quello ottenibile con i bifosfonati, con conseguente riduzione delle fratture della fragilità in tutti i siti scheletrici. A differenza dei bifosfonati, l'interruzione del trattamento con denosumab è seguito da un brusco incremento del turnover e da una rapida perdita della densità minerale ossea. Pertanto, alla sospensione è consigliato l'avvio al più presto di una terapia con bifosfonati. La somministrazione per via sottocutanea, una iniezione ogni 6 mesi. Il teriparatide è un analogo dell'ormone paratiroideo che sull'osso determina sia azione risorbitiva che anabolica, a vantaggio nel complesso di quest'ultima. Viene somministrato per via sottocutanea quotidianamente per un tempo massimo di 2 anni. Ha dimostrato di ridurre, nelle donne in postmenopausa, le fratture vertebrali e non vertebrali. Alla sospensione è necessario l'avvio di un farmaco antiresorbitivo per evitare una rapida perdita di massa ossea al termine del trattamento. Teriparatide è controindicato in pazienti con iperparatiroidismo, malattia ossea di Paget, grave insufficienza renale, malattie tumorali primitive o metastatiche dell'osso, pregressa radioterapia sullo scheletro. Romosozumab è un anticorpo monoclonale con una doppia attività. Aumenta la densità minerale ossea, favorendone la neoformazione e, di misura minore, riducendo il riassorbimento. Viene somministrato con 2 iniezioni consecutive sottocute mensili per 12 mesi totali. Al termine, occorre proseguire con un farmaco antiresorbitivo. È controindicato in pazienti con ipocalcemia o pregresso ictus o infarto del miocardio.